Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Spider-Man. Allora gente, a quanto pare i demoni stanno cercando qualcosa che effettivamente non abbiamo capito dove vogliono andare a parare. Siamo ancora qui che stiamo cercando di investigare sulle varie persone che hanno avuto a che fare con i demoni e con le persone che i demoni stanno prendendo di mira, perché... Proprio perché stiamo cercando di capire a che cosa mirano. Per ora l'obiettivo sembra essere ancora il sindaco Osborn, però non... La cosa è più grande di così. Quindi dobbiamo saperlo, va bene? Abbiamo fatto un paio di cosette secondarie e abbiamo scoperto che adesso ci sono anche le missioni sfida e ne abbiamo sbloccate gran parte. Ne sono rimaste due di cose da sbloccare, il che è un'ottima cosa. L'area... vabbè, questa qua è ancora completamente oscura. Va bene, comunque sia, direi di puntare qui. Lì c'è un'altra sfida, ma... Amen. Se vedo che dei potenziamenti hanno davvero bisogno di un pochettino più di sfide, lo faremo. Ah, dov'è? Ok. Ancora. Un dubbio, ma voi siete criminali o terroristi? Mi confondo sempre. Hai rotto le palle tu con i missili, veramente tanto. Ok? Ok, fammi curare un attimo. No! Tu con lo scudo pure hai rotto le palle tantissimo. Chi c'è rimasto? Wow! Ok. Ah! Ops! Vabbè, ma dai! Ciao, vai. Non c'è bisogno di ringraziare, cari Sable, ma sarebbe buona educazione. Va bene. Andiamo qui. Dai, vediamo di che cosa si tratta. Cos'è, un caricamento? Parte subito? Io un po' di audio lo sento. Che diavolo è questa cosa? Festa di Halloween. Almeno sono già mascherato. Ah, giusto. Il veleno indossa il costume di un mio nemico. Scopriamo quale. Perché siete sempre così bastardi? Vediamo un po'. Sono tutti in costume. Bravissimi. Ah, dove vedo il verde? Ehi, guardateci! Mi scusi, è lei il dottor Delaney? Oh, Spider-Man, la mia nemesi! Stavolta non mi prenderai! Oh no, del fumo. Come farò adesso? C'è. È la tua fine, Spider-Man. Sei mio. Ehi, ho lavorato su quel casco per una settimana. Devo trovare il dottor Delaney. È andato alla festa. Tu chi sei? L'amichevole Spider-Man di quartiere. Che simpatico. Basta? Così? Ok. Cocò! Cocò! Sì, mangiate, piccoli miei! Da lassù? Voglio sentirvi gridare!
Quel tipo dei dolci potrebbe essere Delaney. Devo riuscire ad arrivare lì. Basterebbe... Non posso usare la ranitina. Ah. Come ci arrivo? Cerco Isaac Delaney. Credo sia sulla pista da ballo. Eccolo lì, la lucertola col camice. Allora, andiamo. Ehi, c'è Spider poi. Sono la tua nemesi. Dobbiamo combattere. Magari più tardi. Qual è il problema, Kodan? Hai paura del mio possente corno? Cosa sei? Ehi, combatti! Non la Spider-Man! Ma che diavolo? Ok, c'è da menare le mani di nuovo. Sì, decisamente da menare le mani di nuovo, ne sono certo. Ok. State calmi. Hanno preso un sacco di soldati di... È uno scherzo, giusto? Quelle non sono armi vere. Indietro, forza! Lascialo andare! Ok, grande. Oh! Tenete giù la testa! Oh mio Dio! Vaffanculo! Grazie. Oh, raga, porca miseria. Devo usare di più i gadget, lo so. Lo so. Niente. Oh. Ah, ok, non si può fare. Ai 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 ai. No, dai, non posso morire così. Niente, sono morto. Non ci posso credere. Non si può morire così. Cioè, che schifo ho fatto. Mamma mia. Che palle quando succede così. Senti. Che ne dici di questo, invece? Che cavolo è successo? Oh, che coglioni! Senti, allora, hai rotto proprio tre quarti di palle. Oh, raga, cioè, ma che è sta storia? E andiamo? Oh, che palle. Questi con la frusta. State tutti oh. Bene. Sì. Bene. Felice Halloween. Creiamo un po' d'atmosfera. Dormi bene. Ok, calma. Si può mettere. Oh! Ah, ok, va bene. Dove hanno portato Delaney?
Perfetto, vai. Oh. Chi siete? Lei lavora con qualcuno in un laboratorio Oscorp. E lei come lo sa? Non c'è tempo, Isaac. Mi dica il nome. Wow. La festa è finita lì. Se la festa continua. Il nome. Dottor Morgan Michaels. Grazie. No! Oh oh. Sì. No, tu! Che palle! A posto. Ok. Questo era l'ultimo. Devo trovare lì. D'accordo. Altro caricamento. Mi sa che l'abbiamo visto per la prima volta con i poteri al completo. Cioè, sembra che inverta i colori. No, non so bene che diavolo sia. Oh. Non devono ferirsi a vicenda. Mi spiace, non avevo alternative. Scusi tanto. Ok, questo è grosso. No, di nuovo lui. Cosa gli ha fatto Martin? Aia. Ti riprenderai presto. Ok, e adesso? Ah, così? Finita? Yuri, mi serve aiuto. Hanno
effettuato una sparatoria alla ESU. Sì, sono io. Ti spiego tutto dopo. Ma ora devi trovare il dottor Morgan Michaels. Martin Lee lo sta cercando. Ricevuto. Ok, beh, immagino che adesso ci sia una nuova missione principale in cui devo andare a salvare quell'altro. Spider-Man, chi è questo dottor Michaels? Credo sia lo scienziato a capo del progetto Respiro del Diavolo. Sai dov'è? Più o meno. La Sable sostiene che è sotto protezione in un rifugio da qualche parte in città, ma nessuno vuole... Allora... C'è qualcosa... Divisibile? No, vabbè. Credevo partiamo. Collaborassero con voi. Anch'io. Ok, forse so come trovarlo. Ti faccio sapere se ci riesco. Va bene, però non ho obiettivi, no? In questo momento non ho obiettivi. Ah, ok, invece ecco. Sì, ma anche Martin lì. Oh no, cosa è successo? Martin l'ha corrotto e l'ha spinto al suicidio. Terribile. Dobbiamo fermare quell'uomo. Ci riusciremo. Prima di morire, Delaney ha fatto un nome. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Chi è? Non lo so, ma scommetto che lavora sul respiro del diavolo. Hai scoperto qualcosa dal dossier del progetto? Sì, tieniti forte. Qualche anno fa Osborne ha chiesto a Fisk di costruire un laboratorio fuori dal controllo delle autorità. Un laboratorio? Per il respiro del diavolo? Se è pericoloso come sembra, non mi stupirebbe. Dov'è il laboratorio? Non lo so. Osborne ha ordinato a Fisk di distruggere tutti i documenti. Restano solo le fatture emesse dalla Fisk Construction e intestate personalmente a Osborne. Conoscendo Fisk, le avrà conservate per ricattare il sindaco. Tutto riconduce a Norman Osborne. Forse è ora di fargli un'improvvisata. Dubito okay. Che era qualcosa di utile. Meglio non chiedere, infatti. Mi sembra interessante come prospettiva. Perfetto. Ah, lì devo andare. Dei terroristi mascherati hanno preso il controllo di un autobus. Vabbè, troppo tardi. Ok, da lì posso raggiungere l'ufficio di Norman. Prima di entrare devo disattivare i sistemi di sicurezza. Se mi scoprissero potrebbero isolare l'intero edificio. Molto bene. Dentro la Oscorp. Fantastico. Forse posso violare i moduli della rete di sicurezza dall'esterno. Ok, i cavi di rete. Devo solo seguirli fino al modulo di sicurezza. Quindi? Dove diavolo? Vabbè. Bene, un modulo di sicurezza. Dovrebbero essercene quattro nell'edificio. Mi semplificherà la vita. Che succede? Sicurezza, rapporto. Qui squadra Sable Alpha. Si direbbe un'avaria elettrica. Ricevuto. Sorvegliate l'esterno mentre proviamo a isolare il problema. Peccato, ero quasi ottimista. Ok. Bersaglio avvistato. È Spider-Man. A tutte le squadre Sable. Merda. Abbiamo rilevato... Merda. Ok. No. Non deve essere fatto. D'accordo. D'accordo. Un po' più di attenzione. E mi raccomando, un altro caricamento. Il problema è che alcuni è difficile vederli. Tipo questo, no? Abbiamo rilevato un problema software. Stiamo contattando uno specialista. Ricevuto, proseguo la perlustrazione. Il secondo modulo. Cosa? A tutti gli agenti, abbiamo perso il controllo di un sottosistema.
Ehi, dai. Dio mio, dai. Protocollo Delta avviato. Quando passerà questa moda dei droni? Squadre Sable, fate rapporto. Ricognizione esterna negativa, tutto in ordine. Confermate il problema software? Non è verificato, stiamo valutando. Mantenete lo stato di allerta. Ok, mancano altri due moduli. Ok, d'accordo. A tutte le squadre Sable, potremmo avere un ospite indesiderato. Stiamo analizzando i dati in nostro possesso. Restate allerta. È ricevuto. No, 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 no. Ok, qui ho rischiato davvero un bel po'. Eccolo qui. Dannazione. L'altro sottosistema è andato. Una squadra all'esterno dell'85esimo piano. Ricevuto, comando. In volo. Devo muovermi. Ehi, MJ, sarei un po' impegnato. Sarò breve. Ho trovato una pista per localizzare Charles Standish. Credo di poterlo raggiungere per parlargli. Sapeva del dottor Delaney, probabile. Bersaglio avvistato. No, per merda. Ok, sì. Non l'avevo tanto capito che quella luce... vabbè. Sarebbe dovuto essere evidente, vero? Sì, sarebbe dovuto esserlo. Va bene. Non ripeterò l'errore. Ehi, MJ, sarei un po' impegnato. Sarò breve. Ho trovato una pista per localizzare Charles Standish. Credo di poterlo raggiungere per parlargli. Sapeva del dottor Delaney. Probabile sappia anche di Morgan Michaels. D'accordo, ma non fare follie. No, 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 no. A proposito di follie, dov'è l'ultimo modulo? Oh, porca miseria! Aiuto! Bersaglio avvistato. Merda! Spider-Man. Vabbè, ciao. Va bene, ok. È che con le luci dell'insegna non ho mica capito di essere sotto il faro dell'elicottero. Vabbè, vabbè, il faro dell'elicottero. Vabbè, la luce dell'elicottero. Devo muovermi. Ehi, MJ, sarei un po' impegnato. Sarò breve. Ho trovato una pista per localizzare Charles Standish. Credo di poterlo raggiungere per parlargli. Sapeva del dottor Delaney. Probabile sappia anche di Morgan Michaels. D'accordo, ma non fare follie. A proposito di follie, dov'è l'ultimo modulo? Oh, cacchio. Questo è l'ultimo. Perfetto. Ora posso accedere all'ufficio di Norman. Speriamo di trovare indizi su Michaels e sul respiro del diavolo. Ricognizione esterna negativa. Abbiamo l'isolamento? Non ancora. Il signor Osborne è impegnato in una chiamata importante. Continuate a cercare. Non siamo soli. Ma no, ci siete solo voi e i ragni. Grosse battute. Sì. Aspetta, passo a una linea protetta. Io sono due passi avanti a te, Wilson. Ho già mandato i miei uomini a rastrellare i documenti. Se denunci il nostro accordo, sarà la tua parola contro la mia. E non sono io quello in galera. Aspetta, Norman è al telefono con Wilson Fisk. La statua Neo? Di cosa stai parlando? La statua Neo dalla casa d'aste. Deve trattarsi del dossier che ha trovato MJ. Chi ha il dossier? È in mano nostra, Norman. Ma non dice tutto. E questo mi costringe a compiere un'effrazione palesemente illegale, sebbene moralmente accettabile. Borioso figlio di un cane! Non è vero! Jackpot. Ok. Direi che ci siamo. GR27. Il capo ricercatore è il dottor Morgan Michaels, ma la posizione del laboratorio è oscurata. CRISPR controllate da IA. Se funzionasse, potrebbe curare qualsiasi malattia genetica. Fibrosi cistica, Huntington. È pazzesco. Ah. Bene,
inquietante. Wow. Il GR27 è il respiro del diavolo. È pensato per curare le malattie, ma al momento equivale a un'arma biologica. Il dottor Michaels è in possesso dell'unico campione. Ecco perché Lee lo vuole. Se trovo Michaels, trovo il respiro del diavolo. Molto bene. Un'arma biologica. È una di quelle che potrebbe tipo annientare il genere umano, no? Da buona trama supereroistica. E va bene. Allora, siamo a livello 24. Ehi, Pete, che c'è? MJ, senti questa. Il respiro del diavolo non è un'arma biologica, ma un trattamento contro le anomalie genetiche. Purtroppo è ancora imperfetto e lacera i tessuti invece di curarli. Dobbiamo rintracciare il dottor Michaels. La Sable non deve gestire una sostanza così letale. Forse ho una pista. Charles Standish si trova nel complesso Sable di Central Park. Se qualcuno può aiutarci a localizzare Michaels, quello è il CFO della Oscorp. Sto provando a raggiungerlo. Raggiungerlo? Quel posto pullula di guardie. Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. MJ in un complesso della Sable. Rischia di finire male. Devo correre a Central Park. Esattamente. Ah, ok. Di qua. 79, segnalata bomba. Va bene, dov'è? 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 Ok. Doc ha provato a chiamare. Peter, finalmente ho capito. Dipende tutto dalla mente. Allora, devo disinnescare una bomba, giusto? Dov'è che sarebbe esattamente? Ah! Ma ci sono appena stato. Che stress. Vabbè. Ma scusa un secondo, eh. Ok, grande. Ah, ci sono. Mai più! Finché ci sarò io! Porca miseria. Che dannazione. Vabbè. È andato di sotto. Finalmente in salvo. Benissimo. Meglio non pensare che è collegata a un blocco di C4. Ma mi ci trovo bene con sta cosa di mettere le cose a caso e poi verificare. No. Quest'altro. Ok, ancora quest'altro. Che diavolo? Aspetta un attimo. No, ma che diavolo? Ah, no, sono un imbecille io. Pardon. Ok, disinnescata. Una è andata. È scattato il timer delle secondarie. Devo disinnescarle.
Ok, e dove sarebbe quell'altra? Dannazione. Grande. Ottimo lavoro, Spider-Man. Perfetto. Ordinaria amministrazione, state allerta, mi raccomando. Ok, beh, direi che va bene come cosa. Oh, e sono in una nuova zona, molto interessante. Sapete cosa? Andiamoci a fare ste due torri, va. Sono venuto mai qui. 1034, aggressione, procedere con cautela. Non lo credo. Richieste agenti a Central Park. Ok, ora posso finire di ascoltare il messaggio di Doc. Peter, finalmente ho capito. Dipende tutto dalla mente. Prendimi. Un intelletto dal potenziale infinito, ma imbrigliato in un corpo vecchio e stanco. Ma pensa cosa potrebbe fare se fosse libero. Lo sviluppo dell'interfaccia neurale non deve riprodurre i limiti della nostra forma fisica, ma esplorare i regni dell'immaginazione e delle possibilità. Deve estendersi fino alla mente. Non avevo mai sentito Doc così entusiasta. Spero non sia troppo entusiasta. Un cazzotto ho dovuto prenderlo. A posto. Capisco l'ironia, ma spero di avervi insegnato che non si picchia la gente. Grazie. Ah. Un tempo qui era più sicuro. Ebbene, ragazza? Va bene. Ok. Facciamoci anche quest'altra torre, assolutamente. L'offerta di lavoro del... Attenzione, segnalato spaccio di stupefacenti in corso. Reato segnalato in zona Central Park. Che diavolo è sto posto? Ah, sono finito dentro. Oh, cavolo. Oh, porca. Ah, no. Un'altra volta. Raggiungerlo. Quel posto pullula di guardie. Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. Standish è lì da qualche parte. Devo superare quella guardia. Vediamo se le esche di Pete funzionano davvero. E va bene. Allora, ragazzi, purtroppo qua è partita la missione, quindi... Quel buco nella rete può fare al caso mio. Devo solo distrarre la guardia. Togliti dai piedi. Cos'è stato? Devo andare. Subito. Vado a controllare l'ospite. Aspetta qui. Roger. Ospite. Deve essere Standish. È qui da qualche parte. Sarò sognato. Ma che... Via, 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 via. Non era niente. Ma che cos'è? I demoni uccidono chiunque sia collegato al respiro del diavolo. Standish è in pericolo. Ecco fatto. Meglio muoversi. Standish, lo sapevo. Devo arrivare a quella tenda. Ma non sarà la cosa più semplice del mondo, immagino, no? Standish è al sicuro. Chiudete le comunicazioni. Non voglio fughe di notizie su Michael o sul respiro del diavolo. Roger. Cavolo, il generatore.
Non lo terrà occupato a lungo. Via, 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 via. Come procede? Il convoglio è pronto? Tutto in ordine. Non appena il capo ce lo dirà, trasferiremo Michaels al nuovo rifugio. Stanno per trasferirlo. Devo scoprire al più presto dove sono diretti. Ciao. Muovetevi con quella camionetta. Ti aspettavano mezz'ora fa. Ok, partiamo subito. Via, via, via. Ok. Ah, vabbè, c'ho sempre le esche. Vai su, vai su, vai su. Signora, Bravo e Charlie sono pronti a trasferire il dottor Michaels. Aggiungete altre due unità. Ha con sé l'unico campione di respiro del diavolo. Non rischierò un... Cavolo. Qui non c'è niente, riprendo la ronda. Abbiamo un potenziale problema, attendete. Via. Via. Sembra importante. Rifugi. Se il dottor Michael sei in uno di questi, Standish potrebbe dirmi quale. Ok. Senti qua. È la tenda di Standish. È assurdo che Michael giri col respiro del diavolo. Osborne non si fida di nessun altro. Spero che il suo ego non sia la sua rovina. O la nostra. Ancora? Ma cos'hanno queste luci? Andiamo. Via. Per poco. Forza, forza. Comando, attendete. Ho sentito qualcosa. Svanire, vai. Charles Standish. Oddio. Charles, dov'è il dottor Morgan Michaels? Ti manda Martin Lee, vero? No. Se vuole uccidermi, deve farlo di persona. Diglielo! Non lavoro per i demoni e nemmeno per Sable. Sono una giornalista. E voglio fermare Martin Lee, proprio come lei. Watson, ho sentito parlare di te. Sable non vuole ascoltarmi.
Tiene prigioniero Michaels sulla Bowery e conta di trasferirlo in un nuovo rifugio domani a mezzogiorno. Ma sta ignorando Grand Central. Grand Central? Ho sentito i demoni parlarne. Stanno andando lì per... Per cosa, Charles? Cosa vogliono prendere a Grand Central? Ma quello è... Ma che cosa... Charles! Ma non era un agente della Sable. No, decisamente no. Ho sentito qualcosa. Spiacente, Charlie. Ok, dobbiamo andare. No, aspetta, sa qualcosa! Non è andata molto bene, vero? Vabbè, oh, però d'altronde... Senti, sei già stata fortunata a sapere quello che hai saputo. Considerando che ti sei infiltrata tipo una spia russa. Il salvataggio più imbarazzante della mia carriera. MJ l'ha presa male. Vabbè. Che ci vuoi fare? Oh, incremento danni mischia, grazie. Un punto abilità, oh. Ehi, ok, un'ultima cosa. Spiacente Charlie. Stendi uno sconosciuto, intralci le mie indagini e il meglio che riesci a dire è spiacente Charlie. È tutto uno scherzo per te. Cosa? MJ, no, ho sbagliato, ok? Era per sdrammatizzare. Sdrammatizzare, certo. È il motivo per cui ci siamo lasciati, ricordi? Pensavo ci fossimo lasciati perché volevi dedicarti alla carriera. Ci siamo lasciati perché continuavi a trattarmi come una bambina. Non farlo, MJ! Lascia stare, MJ! Troppo rischioso, MJ! Non avrò superpoteri da ragno, ma non puoi tenermi sotto una teca. Ti sei introdotta in un complesso militare che... Ehi, sai una cosa? Possiamo parlarne un'altra volta? Che ne dici? Cosa hai scoperto su Michaels? Va bene. Michaels è da qualche parte alla Bowery. Sable lo trasferirà domani a mezzogiorno. Perfetto. C'è altro? Stava parlando di Grand Central prima che facessi irruzione, no? Sì, diceva... Non importa. Ascolta, devo andare, Peter. Ho del lavoro da finire. Peter. Questo dimostra che è ancora arrabbiata. Peter. Complimentoni, supereroe. Vabbè, succede, tranquillo, come se non lo sapessi. Che stress. Andrò in perlustrazione per rilassarmi. Va bene, ok. Questo è quanto, ragazzi. Direi che è il caso davvero di fermarci qua per questa puntata. Nella prossima esploreremo un pochettino e vedremo che cosa ci riserva il futuro. Va bene, ragazzi, quindi direi che... Ok, no, scusate, questo lo devo fare. Piccolo extra, piccolo extra. Ti piace questa armonia e equilibrio? Au. La mamma di Max. Signor Parker, sono Ryu Morales. Oh. Volevo ringraziarla per aver trovato a Miles. È stato un piacere, ma mi chiami Peter. Signor Parker suona davvero troppo maturo per me. Ok, Peter. Sappi solo che Miles non era del tutto convinto. Ma alla fine gli ho detto o questo o altra terapia. Lui ne ha bisogno, ma non vuole sentirsi una vittima o essere convinto. Lo capisco, anch'io sono così. Ne parlerò con May e mi farò trovare lì al suo primo giorno. Grazie ancora. Significa molto per me e mio figlio. Perfetto. A posto. Risolto. Che mi demoni sul distretto finanziario 2 su 5. Direi che ci siamo. Va bene, ok ragazzi, ripetiamo. Direi che per oggi abbiamo già fatto molto e ci possiamo fermare qua. Noi ci vediamo alla prossima puntata che sarà domani e continueremo. Va bene ragazzi, quindi per oggi è davvero tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie e qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale. D'accordo ragazzi? A presto!